È tra la fine del 400 e l'inizio del 500 che si fa risalire la costruzione della torre detta dei Maserano o di Sebastiano Ferrero, perché si attribuisce la volontà della sua costruzione proprio a questo personaggio, personaggio di cui si parlerà in un altro contesto. L'edificio ha la caratteristica di essere visibile da tutto il territorio sia di Biella che della provincia. Nel corso del Novecento il paesaggio della collina del Piazzo è fortemente cambiato, i giardini sono stati piantumati di piante d'alto fusto, la città è stata, sono sorti edifici di grande dimensione, per cui l'emergenza di questa torre, che nel passato, lo si vede dalle fotografie e dai dipinti antichi, costituiva un landmark unico e distinguibile, oggi si confonde con altri elementi di altra natura. È un edificio delicato, ottagonale, dal punto di vista ingegneristico affascinante, ma si è creata la necessità di monitorarne lo stato di salute, anche perché questo edificio è di proprietà congiunta tra il Comune di Biella e la mia famiglia. Sono 17 anni dal 2006 che abbiamo affidato il monitoraggio di questo edificio al Politecnico di Milano. Prima la professoressa Luigia Binda e adesso Lorenzo Iurina. Ero abbastanza preparata a trovare una situazione di degrado perché mi erano stati riferiti i problemi della torre. Avevo una certa preparazione a trovare una situazione danneggiata. Man mano che si saliva verso la parte più alta, venivano alla luce i problemi dei danni, visibili anche all'esterno, ma certamente all'interno, molto all'interno della torre. E a mano ho cominciato a pensare alle possibili fasi della diagnostica sarebbe stato il mio compito sviluppare. Bello oggetto inserito all'interno di nella parte bassa all'interno di un palazzo, una struttura che da quadrata, una sezione che da quadrata diventa ottagonale e che ha una particolarità, il fatto di essere fessurata in parecchi punti, il fatto di notare un certo degrado in varie zone della muratura, il fatto di avere una parte sommitale con delle finestrelle che sicuramente presentano i segni dei tempi, i mattoni si degradano naturalmente, e ancora un altro fatto, all'interno ci sono delle scale, delle bellissime scale che salgono all'interno della struttura, le quali scale si appoggiano ad un nucleo centrale, una sorta di torsolo centrale interno e alle pareti esterne, e come si appoggiano con degli archetti, i quali archetti spingono. I quali archetti spingono verso l'esterno. E questo è un fatto che è di una bellezza incredibile dal punto di vista formale, ma che rappresenta una situazione in qualche modo di rischio di cui noi dobbiamo fare un assessment nei confronti della stabilità globale della struttura. Il rischio è che questa struttura, che questa torre, si apra un pochino e una serie di fessure esterne lo denunciano. E quindi questo è uno dei problemi di questa torre a cui abbiamo cercato di porre rimedio con un'operazione in cui il Politecnico di Milano è intervenuto, io direi con una certa generosità di persone e di mezzi, in cui Carlotta Fontana da una parte, Luigia Binda dall'altra, i vari tecnici del laboratorio, Marco Antico in primis e io proprio per ultimo, abbiamo cercato di tenere sotto controllo la torre medesima con una serie di rilevazioni in termini di monitoraggio di apertura delle fessure. 0.434.
Adesso ti do la lettura TPL1B che è unica. Positiva E noto 0.152. che una muratura schiacciata semplicemente può avere una certa resistenza, ma se contemporaneamente a questo schiacciamento noi abbiamo anche un confinamento, ebbene la muratura può resistere a un carico decisamente superiore. Ed è questo che abbiamo fatto. Quindi abbiamo cerchiato la struttura. Certo, è una cerchiatura che si vede, è una cerchiatura apparente, è una cerchiatura che prima o poi dovrà essere rimossa, ma che ha avuto il suo effetto. E all'interno, lungo le scale, siamo andati a disporre tutta quanta una serie di elementi a X, dei controventi, diciamo internamente, proprio per cercare di tenere sotto controllo anche questo secondo aspetto, che è quello della inclinazione e un po' anche quello della apertura dei vari archetti. Anzitutto una forma di, chiamiamola pure, compiacimento per questo oggetto che abbiamo alle nostre spalle e che è, come dire, una piccola meraviglia all'interno di questo panorama. Nel momento in cui passeremo all'intervento definitivo, parte di questi buchi, parte di questi elementi già posizionati ci serviranno per l'elemento definitivo, così pensiamo almeno nella nostra pre-progettazione, ma che ovviamente possono essere rimosse con grande facilità. E quindi noi dovremo andare a controllare che effettivamente questo intervento continui a essere attivo, continui a fare gli effetti che da progetto sono stati previsti. Quindi queste le operazioni che sono state fatte, che sono in attesa di un intervento definitivo, come è giusto che ci sia, e che possono in questa diciamo prospettiva di SOS Heritage, soprattutto per quanto riguarda gli edifici privati, essere un esempio di modalità di intervento in cui non ci deve essere fretta, in cui ci deve essere il tempo per poter decidere, ma alla fin fine poi ci vogliono dei soldi e questo è inevitabile. Ci vuole un po' di come dire, buona volontà dal punto di vista di cercare, fortemente cercare, la soluzione migliore, la soluzione più economica, la soluzione, lo ripeto spesso questo aggettivo, la soluzione più rispettosa in termini di conservazione di questa struttura.